pizzico di fortuna, c'è anche la voglia di credere sempre fino in fondo, la determinazione. Qualche lettura buona la squadra l'ha fatta, perché a mio avviso oggi abbiamo giocato contro un avversario molto ostile. Faccio i complimenti al Varese, perché è una squadra molto fisica, fa due o tre cose ma le fa a memoria, le fa 200 all'ora, le fa con grandissima determinazione e furore agonistico, che è legittima la sua classifica. Per quanto riguarda noi, abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo concesso praticamente palle gol al Varese, però abbiamo preso un gol di nuovo su un piazzato preparato, questo è da rivedere. Poi abbiamo avuto un pizzico di buona sorte nel finale, i ragazzi non hanno mai mollato, noi stiamo cercando di recuperare i giocatori e condizione, perché recuperare i giocatori non basta, bisogna metterli in condizione per essere performanti. Quindi è stata una partita molto difficile, però siamo vivi, siamo aggrappati al campionato, il campionato sarà duro, per noi durissimo, per chi conosce bene le nostre dinamiche, però non molliamo e quindi resteremo aggrappati fino all'ultimo minuto dell'ultima domenica. Io lo vado dicendo già da un po' di domeniche, chi fa analisi un po' superficiali ti pone a riparo, ma no, questa è una squadra, soprattutto questo è un campionato dove tutti lotteranno fino all'ultimo minuto, perché fra l'inferno e il paradiso c'è poco, ci sono tante squadre che hanno avuto anche la possibilità di andare vicino alla zona playoff, poi ripiombano, oggi l'Empoli ha salutato, ieri il Crotone ha salutato, però non sono a riparo, però certo aver 46 e aver 42 c'è una differenza enorme, però noi siamo a 42, dovremmo lottare, abbiamo 6 spareggi, perché di spareggi si tratta, quindi dovremmo farci trovare pronti, dovremmo lavorare molto, la squadra ha molto, molto orgoglio e molto cuore, ha un grandissimo senso di appartenenza, sono già delle buone basi. Poi occasione, situazione per situazione cercheremo di mettere in campo il massimo del nostro potenziale. Con molta umiltà siamo stati lì, abbiamo corso e abbiamo cercato di tenere i ritmi più alti possibili, credo che alla fine abbiamo fatto un ottimo primo tempo e a parte un quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo, anche un buon secondo tempo. Di averci fatto la partita nel finale, però credo che, come ho detto prima, il pareggio sia meritato. Credo che un punto sia importante per la classifica, perché abbiamo visto che poi è rimasto intatto il vantaggio nostro dai play-out e soprattutto per il morale. Riesci a fare una partita contro una squadra che sta così bene, non era facile, come ho detto prima è meritato, e adesso prepariamo bene la trasferta di Trieste, dove affronteremo, sarà uno scontro salvezza e bisognerà affrontarlo nel migliore dei modi.